Sì, la situazione attuale è questa, non sono assolutamente truccata e la situazione in casa invece è quest'altra, ovvero scopa di qua, aspirapolvere di là, oggi grandi lavori in corso, oggi viene a trovarci la zia di Riccardo che arriva appunto da Palermo, quindi non aveva ancora visto la nostra casetta, quindi sto facendo le pulizie già di Natale, mi porto avanti e niente, quindi stiamo facendo un po' di cose. Riccardo oggi è di riposo, è andato al supermercato a prendere giusto due biscottini, dell'acqua che è finita, quattro cavolate e quindi sta per tornare, poi vi mostrerò cosa ha comprato. E niente, io vado avanti con i lavori, sto pulendo appunto i sanitari, finendo casa, l'aspirapolvere l'ho lasciato lì perché tanto so che quando tornerà tra scarpe e tutto dovrò dare un'altra passata e poi laverò, insomma, il delirio. Però oggi avevo voglia di vloggare, quindi eccoci qua. Allora, vi mostro velocissimamente cosa ha preso al CRAI, ma proprio quattro cose, anche perché al CRAI non è proprio, guardiamo solo le offerte, quindi ha preso poco. Allora, pane, la crescenzina, qua c'è un altro pacco di pane, poi il sale grosso, perché l'avevo finito. Poi 1 e 2 litri di latte, poi abbiamo una bottiglia di acqua frizzante, i plum cake per le merende a scuola di Fede, carne, due confezioni che tanto poi sistemerò, una pollo e tacchino e l'altra vitello. Scusate se mi sentite un po' raffreddatina, ma mi è preso un po' di fastidio. Poi dolcetti, perché appunto, come vi dicevo, oggi viene la zia di Riccardo. Biscottini questi qua, che sono troppo buoni, quelli burrosi, con un buon caffè, sono fantastici. Poi altre merendine, sempre per quando finiscono le merende fatte in casa per la scuola. Qua c'è del prosciutto cotto. Una birretta per Ricky, una bottiglia di passata e un mini pacchetto di traverse per Nala. Questa è la mini spesa, ora sistemo tutto. Ho legato i capelli perché quando si fanno le pulizie è sempre la cosa migliore, anche perché sono puliti, quindi mi spiace sporcarli. E ora sono in camera di Federico, quindi devo sistemare la sua di cameretta, anche perché voglio risistemare un po' tutto, cambiare un po' la disposizione delle cose, perché abbiamo in serbo una sorpresa per lui, una cosa che lui voleva tantissimo. Una cosa che ha visto, avevamo a casa praticamente dei coupon con degli sconti. Io ve lo dico perché probabilmente ci sono ancora. Quindi, se volete anche voi fare una sorpresa ai vostri bambini, potete trovare questa cosa anche anche voi, credo ancora, da Casanova. È Riccardo che gliel'ha regalato e quindi sarà felicissimo, non capirà più nulla. Quindi ora vi mostro di cosa si tratta. Eccola qua. Allora, lui ha visto questa tenda in questi coupon. Mi fa: mamma, dai, la prendiamo, la prendiamo. Gli ho detto: no, ma scherzi, Fede, non ci sta in camera tua, invece ci sta. Però in realtà avevamo già in mente di prendergliela, però non volevo dirglielo ovviamente. Quindi lui tutto triste: oh, non è giusto, qua e là, su e giù. E invece oggi, quando tornerà da scuola, se la troverà montata in camera e credo che impazzirà. Quindi in qualche modo, perché sapete che non posso filmarlo, però in qualche modo vi farò sentire la sua reazione. Quindi è bellissima, non vedo l'ora di montarla e voglio cambiare la disposizione perché al momento c'è quella cesta che è un casino. Infatti voglio poi prendere, appena andiamo all'IKEA, quei contenitori più ordinati per i giocattoli, perché lui ne ha tanti e non sa neanche lui come. In realtà nella cassa panca ci sono tutti i giochi da tavolo ordinati, quindi quella è piena, non è che sono fuori perché sono fuori proprio perché non ci stanno. Le ante che ci sono là sono piene, quindi
Non lo so, dobbiamo un attimo capire anche che cosa utilizza, che cosa no, fare magari uno scatolone poi per la bimba, magari dei giochi per bimbi più piccoli li mettiamo da parte, ci giocherà poi la piccola, quindi devo far spazio ragazzi perché poi ci sarà la tenda che credo metteremo comunque qui, quindi dobbiamo organizzarci. Adesso questa scrivania qua, se ricordate, adesso questi sono panni che devo lavare, sto facendo ordine, non fateci caso. Però questa scrivania qua, se ricordate, era la mia che volevo utilizzare come postazione per montare i video. Però alla fine, cuore di mamma, l'ho data a lui, che almeno ha la sua piccola scrivania per farsi i compiti. Quindi lui ha il suo spazietto, la sua lucina e si fa le sue cosine. Non fate caso al disordine perché appunto la bomba sta per essere spolverata via, insomma, adesso riordino tutto quanto perché quando ci passa di lui di qua è un tornado, quindi ogni volta è da riordinare. Mentre sistemavamo tutta casa, abbiamo ritrovato questo bigliettino qui che mi aveva fatto Roberta per il secondo anniversario. Primo. Primo? E ora ve lo faccio sentire. Mi ha detto di non farlo perché è una cosa personale, però io lo faccio lo stesso. Io. Bene, ora che abbiamo sistemato tutto, possiamo finalmente aprire la nostra tenda. Così vi facciamo vedere anche a voi in caso foste interessate a vedere com'è. Non so se si apre da sola, non l'ho ancora capito, però dice che è un montaggio super veloce. Che carino! Ah, questo secondo me è il tubo. Là c'è altri pezzi. Sembra proprio come le tende quelle da, Da come si chiama? campeggio. Da campeggio. Che carina! Ah, guarda, è di quelle con i fili dentro, è proprio come la tenda da campeggio. Instructions e ora ci mettiamo d'impegno. Niente, tranquillo. Ora voi ditemi che cazzo Volino sta facendo? Tentativo numero due. Boh, si è fatto il sacco a pelo, buonanotte, direttamente, e via. Benvenuti nel work in progress. Lavori in corso, la prego. prima parte è stata effettuata. Sì? Dove devo tenere? Di largo? Ah, sempre qua, solo. Sì. Ma solo solo. Sì, però viene giù. Ah. Tac. Da buon vecchio Boy Scout ho lasciato fare a lui. Vero, amore? Yes! Lui faceva i Boy Scout da ragazzo, quindi non per nulla. Ci sei quasi. Vai amore, ancora ci entri in questa tenda. E ora mettiamo il tappo. Ah beh, solo sopra perché poi sotto sta aperto, sì. Ok. Voilà. Ta-da! Ok, pensavo fosse un po' più piccola, sembra una tenda proprio da Ci campeggio. sto dentro io. Ci sta dentro lui. Mettiamola girata al contrario, là davanti, è l'unica. Veramente ho sistemato tutta la casa, abbiamo sistemato tutta la libreria, non vi dico
La fatica, sono distrutta, ora non vedo l'ora di vedere la faccia di Fede quando entrerà e proprio non se l'aspetta, quindi vedrò di fare il possibile per farvi vedere la sua reazione e anche il resto della casa, è tutto sistemato. Anche qua tutto fatto, sono morta ragazze. Ho anche steso il mondo, cioè sia la roba stesa lì che lo stendino fuori, quindi sono proprio distrutta. Fede sta per arrivare. Ho sentito il portone sotto. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia, ragazzi, vi giuro. Allora ragazze, scusate, non ho più vloggato, ma sono appunto venuti i parenti, sono giù adesso a portare fuori Nala tutti insieme mentre io mi preparavo insieme a Federico, mentre sistemavo un po' il casino. Mio cognato ha dimenticato il cappellino della Puma, Tony! E niente, quindi ho sistemato tutto, guardate che bella pianta che mi hanno portato. Bellissima, tra l'altro è la mia preferita perché io adoro questo tipo di pianta qua. E poi mi hanno portato anche un sacco di cosine bellissime per la bimba che vi mostro dopo. E ora mi devo muovere, ragazze, mi devo muovere anche se ho già risistemato tutto. Ora chiudo tutto e andiamo via, andiamo a mangiare fuori. È stata una bellissima serata, abbiamo mangiato fuori, c'erano i miei cognati, c'era la zia e lo zio di Riccardo, mia suocera e il compagno, insomma eravamo tutti praticamente, quindi siamo comunque divertiti. Volevo mettere un goccino di crema e niente, comunque siamo stati molto bene. Sono pazza delle cosine che mi hanno regalato per la bimba, anche la pianta mi è piaciuta tanto. Adesso ve le mostro, tempo che mi metto la crema e poi scappo a dormire perché in realtà dormono già tutti. Federico dorme, è entusiasta anche lui della sua tenda nuova, però dormono tutti, quindi parlo piano per questo, per non svegliare nessuno. E niente. Buonissimo questo profumo. Voilà. Mi piace da morire, questa crema è della Nivea praticamente. E ha un profumo che... il profumo classico della Nivea mi fa impazzire. Praticamente abbiamo ricevuto questo bavaglino della Thun con gli angioletti, ovviamente rosa. Poi abbiamo ricevuto questo set sempre della Thun con le babbuccette, guardate che carine, con i cuoricini e il cappellino sempre con l'angioletto, molto molto carucce anche queste. E poi la chicca finale, questa tutina, ragazzi. Guardate quanto è bella, mi ha fatto impazzire con questa gonnellina con i volant e appunto fatta a tutina, quindi anche molto comoda con questi due coniglietti, mamma e figlio. Bellissima, mi piace da impazzire. E questo è tutto, quindi grazie ancora. Ora con questa faccia spiritata vado a dormire, spero che il vlog vi sia piaciuto, vi mando un bacio silenzioso.